superiore dal punto di vista tattico e fisico e di gioco a Livorno? È chiaro, c'è un pizzico di rammarico per l'episodio, e l'episodio va al di là, capisci, di tutto quello che è la gara, cioè non mi giovi, non giovi. Io credo che i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Forse di straordinaria credo sia poco, perché già praticamente tutta la partita in uno meno e con lo svantaggio sotto. Sono stati bravissimi, e veramente hanno dimostrato che ce la possiamo fare, perché un gruppo bello sì, che dà tutto di più. Ce la possiamo fare. Alla fine i pronostici della vigilia sono avverati con l'allenatore del Livorno Polacchioni, che si è schierato con un 3-5-2, quindi con un modulo diverso rispetto a quello fatto vedere nel corso della stagione. Ha un po' sorpreso questo Arezzo, oppure è stato influente nel corso della partita, poi cambiata al 25esimo, insomma, per l'espulsione di Trombini? No. Era un'ipotesi, l'avevamo messa in preventivo e credo che sia già sintomatico come loro sono venuti qua da noi. Però ecco, al di là dell'episodio, io credo che i primi 25 minuti sono stati di arrivi, no? I primi 25 minuti non abbiamo fatto gol perché abbiamo difficoltà a fare gol. Abbiamo fatto 25 minuti, credo, straordinari. Successo quel fatto lì, e se non eri in squadra, sicuramente la perdi netta, invece è dimostrata anche dopo. Un tempo e mezzo in uno o meno, è veramente, veramente molto forte. Io sono